Oggi, di fronte a nuove sfide di fanatismo che fanno temere il dilagare di una conflittualità globale dopo le infami stragi dei totalitarismi e la Shoah del secolo scorso, non possiamo restare nell'indifferenza di un colpevole silenzio. Siamo chiamati ad essere protagonisti di un'azione unitaria, non solo per impedire la violenza, ma per impedirla specialmente quando la religione è usata dagli assassini come pretesto per minacciare, colpire bambini, donne, anziani innocenti, deboli, indifesi, nuovi martiri e parti significative di popoli intero. Allora occorre promuovere una cultura di pace, un nuovo umanesimo globale che affondi radici solide nei cuori e nelle menti di tutti. Allora oggi in Ambrosiana intendiamo non solo onorare un protagonista di questo cammino fraterno, un costruttore di ponti, un uomo di dialogo, ma anche intessere più forti legami per una crescente cooperazione e per ravvivare la speranza, la misericordia, la fede. Come già stato ricordato, dall'origine dell'Ambrosiana, il cardinal Federico Borromeo la volle aperta in modo speciale agli studi orientali, arabi, armeni, copti, siriaci ed in particolare ebraici, non solo biblici ma anche rabbinici, cabalistici, scientifici, filosofici. La biblioteca si arricchì così presto di splendidi codici miniati antichissimi, di opere manoscritte e a stampa di esponenti eminenti del pensiero ebraico. In questo contesto Giuseppe Laras è da noi con questo gesto riconosciuto come un protagonista della cultura mondiale che ha trovato in Milano una possibilità e una effettiva espressione densa di valore. Il rabbino Laras giungeva a Milano nell'81 come rabbino capo e aveva già affinato le sue doti di studioso, oltre che di generosa cura per il suo ministero rabbinico e di competenza biblica e talmudica che ha messo a servizio non solo della comunità ebraica milanese, ma di tutta la realtà milanese. Milano, con le sue università, i centri artistici, il dinamismo che la caratterizza, gli ha consentito di consolidare la sua vocazione, quindi di rabbino, di uomo di spiritualità e di cultura. E nelle opere che costituiscono oggi la sua ricca bibliografia troviamo approfonditi una molteplicità di temi che vanno dalla storia, la giurisprudenza religiosa, dalla mistica ebraica all'etica, con spiccata preferenza per il pensiero di Mosè Maimonide. Contemporaneamente egli ha sostenuto con forza e dottrina le iniziative di dialogo interreligioso, ecumenico ed ebraico-cristiano che fiorivano numerose in città e in Italia. Sono ben noti i vincoli di profonda amicizia e di collaborazione tra Rav Laras e il cardinal Carlo Maria Martini, con il quale dall'81 promosse sia il dialogo ebraico-cristiano, come aveva raccomandato il Vaticano II in nostra etate, sia l'impegno per un più ampio confronto civile e interreligioso su temi etici
di valore universale come la famiglia, il lavoro, la pace. Da quando nel 1989 la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito la giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, Rallaras ha collaborato per promuoverla a livello nazionale, dando un impulso sostanziale alla comune riflessione sul tema delle 10 parole del Decalogo, che sono stati approfonditi in questi anni recenti anche qui a Milano. Negli scritti del nostro caro rabbino è possibile cogliere l'eco della rocciosa fede ebraica che lo sostiene nell'integrità della vita fedele alla Torah, nell'amore per Israele, nel servizio alla comunità ebraica, nello studio appassionato e nel dialogo intessuto di amicizia. Scrive nella storia del pensiero ebraico nell'età antica, cito: «La fede di Israele si presenta con i caratteri della concretezza e della storicità». Questo abbiamo veramente in comune come fede giudaica e fede cristiana. Il nostro è un Dio che si è giocato con la storia, è un Dio incarnato, e questo più che mai oggi in una società in transizione complessa è importante da sottolineare. Il Dio della fede ebraica è il Dio, dice il rabbino, che ha parlato ad Israele, che ha scelto Israele, che ha stabilito con lui un rapporto particolare, che si è rivelato ad Israele per farsi conoscere per mezzo suo nel mondo. Il popolo ebraico, cioè l'ebraismo, esisterebbe al solo scopo di proclamare questo Dio che gli ha parlato. Fine della citazione. Noi dobbiamo cercare Dio, Milano deve più che mai cercare Dio di questi tempi, e lo può fare perché Dio stesso ha scelto di diventare familiare con l'uomo, venendo in mezzo a noi secondo la nostra visione cristiana, ma crescendo ed educando da millenni un popolo eletto. Quindi quella di Rallaras è ai miei occhi una fede non astratta, ma sperimentata in modo vivo e personale, testimonianza di un Dio vivente in mezzo al suo popolo. Quest'intimo schiudersi dell'animo a Dio, che ha in Abramo il prototipo e il modello, costituisce agli occhi di Rallaras, cito, una grandiosa e rivoluzionaria presa di coscienza, che coglie e realizza l'idea di un Dio unico, spirituale, creatore dell'universo, che indirizza i passi dell'uomo verso una meta di felicità, traducendosi in un culto intenso ed appassionato, scaturente dall'amore per lui. Fine della citazione. Il fondamentale contributo di Rallaras ci sarà ancora più prezioso e necessario oggi e nel futuro. Dinanzi al tremendo abisso di odio e di barbarie che dopo le tenebre del genocidio armeno e di quello incomparabile del tutto singolare della Shoah e dei massacri dei comunismi realizzati, credevamo non potessero più ripetersi, ed invece tornano a minacciare l'umanità contemporanea. E allora impariamo da Rallaras come la fede, l'amicizia, l'onestà, il dialogo, la saggezza sono risorse perenni che nutrono la persona umana e ci uniscono nella necessaria lotta contro ogni violenza e fanatismo. La Biblioteca Ambrosiana è particolarmente grata a Rav Giuseppe Rallaras per l'assidua collaborazione che da decenni ne ha ispirato le iniziative. Nel 1981, durante la prefettura di Paredi, Rav Giuseppe Rallaras, da poco insediatosi a Milano come rabbino capo,
collaborò generosamente alla grande mostra in Ambrosiana sul tema contratti matrimoniali ebraici miniati. I suoi frequenti contatti con l'Ambrosiana proseguirono tramite Monsignor Enrico Galbiati, Monsignor Pier Francesco Fumagalli, con il quale egli collaborò nel 2004 anche alla mostra su Mosè Maimonide, il suo grande autore di riferimento, e nel gennaio 2005 offrì il suo sollecito aiuto per soddisfare al voto del beato Papa Giovanni Paolo II, che voleva tradotto in ebraico il suo messaggio per il 60° anniversario della liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il prefetto Monsignor Franco Buzzi ha coltivato ed approfondito ulteriormente questo vincolo, che si esprime tuttora nella collaborazione di Rav Lars al ciclo di letture dei nuovi classici, che ha trovato anche una forma di comunicazione veramente originale, iniziatosi nel 2011 con il suo convinto sostegno e la partecipazione di studiosi sia ebrei sia musulmani. Nel 2009 è stato accademico fondatore, come ci è stato ricordato, della classe di studi sul Vicino Oriente dell'Accademia Ambrosiana, al cui sviluppo ha dato un contributo fondamentale sia con i suoi studi, sia con l'impegno quale membro del consiglio direttivo della classe dal 2009 al 2014. Oggi, festeggiato da poco il suo 80° compleanno e a mezzo secolo dal Concilio Vaticano II e dalla Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, l'Ambrosiana e l'intera diocesi salutano con vivo compiacimento, uniti alla gioia della comunità ebraica e della cittadinanza, l'ingresso di Rav Lars nel Collegio dei Dottori, istituito nel 1604 dal Cardinal Borromeo. Gli auguriamo di continuare a dispensarci per lunghi anni sempre più vivi e profondi esempi ed insegnamenti di fede e di sapienza. In particolare sono grato perché il suo stile di comunicazione e l'approfondimento di pensiero che ha esercitato ci hanno aiutato anche a meglio interpretare certe letture del mondo ebraico fatte da grandi studiosi. Ho presente Levinas, perché sono stato suo alunno a Friburgo, e dove effettivamente probabilmente il filone più genuino della tradizione ebraica era un po' mescolato con una lettura ellenistica del fenomeno, è cosa da cui invece il nostro rabbino si è sempre tenuto lontano. Questo è un piccolo accenno di carattere personale, biografico, che però mi ha sempre colpito da quando ho potuto cominciare a leggere qualcosa della sterminata quantità di produzioni del nostro rabbino. Quindi compiamo questo gesto anche con queste parole di una classica laudatio, con cuore molto commosso e con molta gratitudine. Ad multos annos.